Questa risposta della Rowling è sembrata un filino paraculo. I'm the guinea. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video attualità. L'ultimo sto facendo un sacco di questi video, ma mi diverte perché così posso dire la mia opinione in diretta su fatti che stanno avvenendo in questo periodo. Non so se avete visto il nuovo trailer per il nuovo Fantastic Beast, che ha sollevato un sacco di hype, però anche qualche critica. E uno degli argomenti più criticati è stata la presentazione del nuovo personaggio chiave, che è quello di Nagini. Che sarebbe il serpente, no? Di Voldemort. Le rumor in realtà riguardo la presenza di questo possibile personaggio erano già girate tra i fan molto prima, già appena erano uscite le prime immagini, ma le teorie non erano mai state confermate finché non c'è stato il trailer ufficiale, che è uscito appunto qualche giorno fa, in cui è stata proprio presentata Nagini, che è interpretata in questa pellicola da Claudia Kim. Nagini compare per la prima volta nel quarto libro della Rowling, che è Harry Potter e il calice di fuoco, e questo è un volume importante perché è proprio quello che segna il ritorno in carne ed ossa di Lord Voldemort, senza naso, ma io non ho gli occhi quindi non ho niente da che ridire. E non si sa molto del passato di Nagini, anzi non si sa niente, non si sa neanche come si è conosciuta con Voldemort, però penso proprio che questo film nuovo di Fantastic Beast ci dirà che cosa è successo. Una cosa che però si va a sottolineare nel trailer è il fatto che Nagini sia una donna, e qua tutti penserete, allora questa Nagini sarà un animagus, però no, perché la Rowling ha proprio detto che Nagini non è affatto un animagus, che sarebbe una strega o un mago che si può trasformare in un animale senza bacchetta, ma Nagini è un malediction, ovvero una strega colpita da una vera e propria maledizione. Può trasformarsi a piacimento in animali esattamente come un animagus, ma prima o poi sarà condannato a mantenere il suo aspetto da animale per sempre. Mi ricorda un po' Lobster. E vabbè, comunque, il motivo di questo video sia la controversia appunto di Claudia Kim, che è stata scelta appunto questa attrice coreana per interpretare il ruolo di Nagini nella sua forma umana. I fan hanno considerato che scegliere un'attrice asiatica per il ruolo di questa donna maledetta che diventa la schiava di un uomo bianco quale Voldemort, diciamo che non è stato proprio il massimo delle choice, e infatti su Twitter più gente ha un pochino criticato la Rowling. L'attrice ha anche risposto una di loro, che aveva detto che ok che nelle tue opere non hai messo molta diversity e rappresentazioni diverse di etnie, però improvvisamente fare che Nagini sia una donna coreana è un po' trashy, un po' spazzatura. La Rowling ha subito risposto a questa dicendo: i Naga sono creature mitologiche o serpenti della mitologia indonesiana, da cui il nome Nagini. L'Indonesia comprende alcune centinaia di gruppi etnici, tra cui Genovese, cinesi, eccetera eccetera. Buona giornata. Questa risposta della Rowling è sembrata un filino paraculo. Boh, non so se sono io. E soprattutto non ha fatto mettere a tacere le controversie, anzi ne ha sollevato altre, perché ha fatto uno statement che non era neanche del tutto corretto, perlomeno a detta di questo autore indiano quale Amish Tripadi, che ha detto che la mitologia Naga arriva dall'India e si è arrivata in Indonesia con l'impero Hindu. E la parola Nagin è una parola che si trova nella lingua sanscrita. E soprattutto poi un sacco di fan hanno detto: scusa, avete scelto una coreana perché l'Indonesia comprende alcune centinaia di gruppi etnici. Boh, io ripeto, secondo me è stata una paraculata per soddisfare le richieste dei fan di includere altri gruppi etnici. È un'idea mia, non mi sembra una cosa così grave aver preso questa gnocca di bambù per fare Nagini. Sinceramente è coreana, e beh allora, cioè chi se ne frega, non è che... Poi non è che fa proprio il ruolo della schiava, ancora non abbiamo visto la storia, cioè non sappiamo cosa le è successo. Poi c'è da dire che comunque la Nagin che abbiamo visto in Harry Potter e la Nagin in versione umana, ha detto la Rowling, che comunque è molto diversa. L'unica cosa che posso dire è: se almeno devi fare un tweet, ci avrai miliardi di persone che ci stanno attorno a te, fagli fare le ricerche prima di twittare le cose, non twittare cose sbagliate. Poi secondo me, scusa, se avete fatto la scelta di prendere un'attrice coreana per interpretare quel ruolo, dite: boh, l'abbiamo presa perché ci sta, va bene, sa recitare bene, è bella e va benissimo per il ruolo, chi se ne frega se è coreana o quel che è, cioè, e basta. Non dovevi andare a cercare delle ragioni assurde come l'Indonesia e vabbè comprende un sacco di gruppi etnici tra cui anche, cioè,
Dai, queste sono paraculate. Harry Potter è un mito, ha influito moltissimo su tantissimi giovani. Quindi sta cosa, secondo me, della controversia, chi se ne frega, cioè. Anzi, arriverete, vi dirò, sono contento che ci sia una coreana. Però, boh, ditemi voi. Io sono curiosissimo di vedere questo film. Che altro devo dire? Grazie mille sempre per seguire questo canale. Noi ci vediamo nel prossimo video domani alle 2. Non mancate, ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.